Allora, in cima al Monte della Neve, paradisino sulla cresta del paradiso, con i sassi, le cime, sta venendo verso di noi anche il brutto tempo, arriva da sud il mio amico. Ora paradisino, stavolta non in diretta, ma lo trasmetterò dopo mezz'oretta circa. Adesso sono mezzogiorno e un quarto e nuovo record per salire in vetta dall'impianto Valfin, in vetta in 10 minuti. Avevo un piccolo record di 12. Allora, eccoci qui dal paradiso. Questo qui più avanti è il Monte delle Mine. Noi scendiamo da qua, è tutto Semeda, fantastico, guardate che discesa. Ovviamente solita tenuta in canotta. Guardate qui, guardate la neve, seduta in diretta tra le rocce del paradisino. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Tra le rocce oggi. Qui è molto in piedi. Guardate che inclinazione che ha. Siamo sopra le rocce. Non si può cadere qua. Sopra le rocce. Guardate. È spettacolare. Questa è una vecchia slavina. Le rocce del paradisino in Semeda in neve fresca. Neve fantastica. Questo è il punto più in piedi del paradisino. Guardate qui, siamo scesi qua da queste rocce. È spettacolare. Paradisino. Semeda 2019, Contea di Livigno, Feel the Alps, nel cuore delle Alpi. Guardate che spettacolo. Siamo completamente sopra le rocce, proprio sotto all'antenna. Stiamo scendendo dai ripetitori. Ovviamente in canotta, è inclinatissimo. Qua vedete sotto si incontrano le tracce, ma sopra eravamo solo noi. Per la serie siamo solo noi. Livigno, paradisino, dalla Contea. Guardate che spettacolo qua. Fai da snowboardare, dai. Altissima. Bellissima, farinosissima. Guardate che inclinazione. Guardate.
guardate lo spettacolo. Il video sarà fino al Baitel della Blaise, nel tutto il punto più bello. Guardate qui che roba, è bellissimo, tutto in Seneda. Strepitoso. Questo è il punto più in piedi del Paradisino. Il vallone è fantastico. Guardate, siamo sempre tra le rocce. Io e Mercury. Guardate che spettacolo. Questi sono i punti dove quest'inverno faceva le slavine. Devi stare alto! Alto! Su! Guardate le curve. È strepitoso. Adesso dobbiamo alzarci perché dobbiamo tagliare fino al Baitel della Blaise. Poi questo sarà il canale che facciamo dopo scendere, che però non riprenderò perché ci vorrà parecchia abilità a farlo. Qui adesso arriviamo al Baitel della Blaise. Eccolo giù in fondo. Guardate qua che panettone, tutto da snowboardare. È strepitoso. Strepitoso. Guardate dove siamo. Non c'è nessuno. C'è solo questo rifugio di montagna che il comune di Livigno mette a disposizione per chi si perde, chi si disperde, chi semplicemente vuole passare una notte, chi magari rompe uno sci e ha bisogno di star qua a rifugiarsi o perché viene investito dal maltempo. Guardate, allora, da una parte il tetto al sole, dall'altra guardate quanta neve.